Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura la cronaca con lo sgombero portato avanti questa mattina dalle 4 dalle forze dell'ordine a Pescara alla stazione centrale. È stato, come detto, sgomberato il mercatino etnico che insisteva proprio in quella parte di città. Andiamo a vedere com'è andata nel servizio di Francesca Romana Testi. Una notizia che era già trapelata il giorno prima: lo sgombero del mercatino etnico di Pescara da parte delle forze dell'ordine è avvenuto con un'operazione iniziata alle 4 del mattino e proseguita per molte ore. All'opera circa 200 uomini tra Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Municipale, Forestale, Digos. Sono stati i mezzi di attiva a provvedere alla rimozione di banchi e cianfrusaglie varie. La strada è stata chiusa in via preventiva fino alle 8:30 di stamattina. La comunità senegalese, dopo l'operazione delle forze dell'ordine, si è presentata con un presidio sotto al palazzo di città in attesa di un confronto con il sindaco. Al centro delle loro richieste c'è l'ufficializzazione della nuova area individuata per il trasferimento dei regolari. Il luogo è quello individuato da tempo ed è il terzo sottopasso murato della stazione. Attendiamo davvero ad horas una via libera da parte di Ferrovie dello Stato. E poi il nuovo mercato etnico dovrà essere un luogo di integrazione vera, un mercato in cui non si vendono scarpe contraffatte ma prodotti tipici provenienti da culture diverse dalla nostra. Nel documento firmato il 17 maggio dal sindaco Alessandrini si legge: ordinanza sindacale contingibile ed urgente per eliminare gravi pericoli del decoro urbano, in particolare dell'abusivismo commerciale e dell'illecita occupazione di suolo pubblico. Tra le pagine si legge anche che dopo l'ultima seduta di mercoledì 20 aprile avvenuta con il prefetto di Pescara, Francesco Provolo, quest'ultimo ha ritenuto che l'acclarata illegalità che regna nello spazio occupato, ormai ritrovo di merce contraffatta o ancor peggio refurtiva, impedisce ulteriore tolleranza, e a chi critica l'operato del primo cittadino, paragonandolo anche al leghista Salvini, Marco Alessandrini risponde così. Integrazione significhi anche e soprattutto il rispetto delle regole comuni civili di convivenza, la sicurezza, la pubblica incolumità sono concetti su cui in qualche modo non ci possono essere mediazioni. Per usare le parole del prefetto, noi non ci possiamo permettere una scampia nel centro di città. C'è un luogo in cui le forze dell'ordine dello Stato sono scacciate, in cui si commettono traffici illeciti che non sono naturalmente solo la vendita di scarpe false, ma sono ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, prostituzione minorile. Un blitz, quello di questa mattina, che ovviamente ha scatenato polemiche da parte di alcune forze politiche, tra cui Rifondazione Comunista. Abbiamo visto anche il presidio sotto il comune portato avanti dagli extracomunitari che operavano nel mercatino vicino la stazione. Allora andiamo a vedere le reazioni in questo servizio. Tante le reazioni e le voci che si sono sovrapposte a seguito dell'ordinanza di sgombero del mercatino etnico di Pescara. La prima reazione arriva dal rappresentante dell'ufficio immigrazione CGL, che dalle primissime ore del mattino ha presidiato il palazzo del comune in attesa di un confronto con il sindaco. Una cosa vergognosa, non avremmo mai aspettato questo comportamento, e questo mercato sta là da 20 anni, tutti giunte comunali destra e sinistra sono passati. Purtroppo pensavamo come se una giunta amica che poteva fare questo sgombero. Comunque sia, vogliamo la soluzione. Sono più di 100 persone che hanno l'autorizzazione a fare quel commercio ambulante con le loro famiglie. Vogliamo vedere come possono vivere. Anche Self fa sentire la sua voce. Dopo aver assistito tutta la notte all'operazione in corso, il pensiero ora va alle attività necessarie a predisporre una nuova area dedicata al commercio ambulante. Noi denunciamo veramente, siamo abbastanza allibiti di quello che è accaduto questa notte. Per noi è una ferita molto forte che la Pescara della Solidarietà e i ragazzi senegalesi assolutamente non si meritavano, e credo che loro abbiano dato una grandissima prova di civiltà. Durissima la replica di Rifondazione Comunista, dove Maurizio Acerbo sbandiera manifesti che paragonano il sindaco PD Marco Alessandrini al leghista Matteo Salvini.
con l'amministrazione di Pescara fa quello che Salvini dice che si dovrebbe fare. Alessandrini si è comportato come nessun sindaco di Pescara ha fatto, di centrodestra o di centrosinistra, e lui inadempiente perché non ha fatto quello che si era impegnato a fare, cioè allestire una sistemazione alternativa al mercatino dei senegalesi, regolarizzando la situazione come si era detto. Laddove ci sono dei reati riguardino senegalesi o italiani, le persone responsabili vengono arrestate se sono arrestate, multate se devono essere multate, le merci sequestrate se devono essere sequestrate. Infine il centrodestra, che solo due giorni prima aveva convocato una conferenza per sollecitare l'esecuzione di un'ordinanza emessa l'agosto scorso. In questo paese tutti hanno gli stessi diritti se assumono i medesimi doveri, gli stessi impegni degli italiani. È impensabile per quanto ci riguarda che un italiano venga sfrattato dal mercato perché non paga la COSAP o la TARI, e a chi non è italiano si permette di occupare abusivamente il suolo pubblico senza licenza commerciale. Andiamo avanti, avevano un vero e proprio arsenale i quattro indagati a piede libero, tutti residenti a Gioia dei Marsi in provincia di L'Aquila, accusati di detenzione illegale di armi e munizioni ad uso di caccia all'interno di un'abitazione. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato hanno trovato e sequestrato oltre 2500 munizioni per fucili, 150 proiettili da pistola e diverse armi, tra cui anche una pistola di dubbia provenienza. Secondo le indagini, i denunciati sarebbero stati i soliti cacciari di frodo anche in aree contigue al Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise. L'attività investigativa ha preso spunto dall'uccisione, dovuta proprio ad un'arma da fuoco, di un esemplare di cervo adulto, un maschio di quasi 300 kg, avvenuta a metà marzo. Ora tutte le armi sequestrate saranno portate in un laboratorio per analizzare la balistica e capire se il proiettile che ha colpito l'animale è lo stesso di quelli sequestrati questa mattina. La riforma della Costituzione e la nuova legge elettorale non rispettano i principi fondamentali di democrazia, sovranità popolare e rappresentanza delle minoranze. Con queste motivazioni inizia la campagna referendaria per il no del Movimento 5 Stelle, che ha lanciato anche una raccolta firme. Sulla riforma della Costituzione il Movimento 5 Stelle inizia la sua campagna referendaria perché l'obiettivo è quello di far capire esattamente al cittadino che cosa si andrà a votare. L'obiettivo è di fare informazione contro la disinformazione e la propaganda di regime che sta compiendo il governo Renzi e il PD in generale. Ci raccontano che il Senato verrà abolito, il Senato non verrà abolito, ci raccontano che sarà più facile approvare le leggi, non è vero, chi dice questo ci racconta il falso, perché ci saranno comunque due camere e comunque ci saranno più procedimenti e processi normativi, per cui sarà ancora più caotico di prima. L'unica cosa che aboliscono è la possibilità per gli italiani di scegliere i loro rappresentanti. Cosa si voterà? Sono due gli argomenti. Allora, si vota innanzitutto per la riforma costituzionale, quindi sì o no alla riforma costituzionale, noi diciamo assolutamente no, e poi per l'Italicum, per quel premio di maggioranza assolutamente, che ci sembra assolutamente iniquo, perché la cosa che dobbiamo ricordare è che il combinato disposto tra la riforma costituzionale e la nuova legge elettorale potrebbe portare a una veramente a un mix esplosivo, nel senso che potremmo avere un Senato a maggioranza PD e potremmo avere invece una Camera, come noi speriamo, del Movimento 5 Stelle, per cui sarà ancora più difficile approvare le leggi. Un'altra iniziativa messa in campo dal Movimento 5 Stelle è quella di una mappa interattiva che spiegherà dove saranno tutti i presidi all'interno dei quali potersi informare, questo sul sito. Sul sito movimento5stelleabruzzo.it ci sarà tutto, ci saranno tutti i gazebo dove poter firmare, saranno indicati i comuni dove raccoglieremo le firme, i convegni che faremo e tutte le iniziative che il Movimento 5 Stelle prenderà per difendere la Costituzione e il diritto degli italiani. Adesso torniamo a parlare dell'aeroporto d'Abruzzo, perché continua lo scontro sullo scalo pescarese. Nei giorni scorsi Armando Foschi dell'associazione Pescara Mi Piace era tornato ad attaccare Regione Saga, la società che gestisce lo scalo regionale, annunciando la cancellazione da parte di Alitalia del secondo volo giornaliero per Milano-Linate con partenza alle 15.45 dal capoluogo adriatico, parlando di ennesima prova del disimpegno di Alitalia in Abruzzo e della crisi
crisi dell'aeroporto. La Saga, oggi con una nota ufficiale, ha replicato a questa notizia precisando che Alitalia non cancellerà il secondo volo Pescara-Linate, trattandosi di una tratta con un'utenza prevalentemente business. La programmazione, si legge nella nota, è stata pianificata sin dal 29 ottobre 2015 con una tregua da giugno a settembre, mentre dal 3 ottobre 2016 il collegamento tornerà operativo dal lunedì al venerdì con partenza da Pescara alle 15:45. Adesso ci spostiamo all'Aquila. Ha presentato in comune l'accordo di programma che rivoluzionerà dal punto di vista urbanistico l'area di Porta Barete e Villa Gioia. Il servizio di Filippo Tronca. Rivoluzione urbanistica nell'area di Porta Barete, che il comune dell'Aquila si appresta a riportare al suo antico splendore, e nell'area di Villa Gioia, a fianco al tribunale, dove ora c'è anche la sede del consiglio comunale. La famigerata palazzina del Civico 207, annunciato infatti oggi l'assessore alla ricostruzione Pietro Di Stefano, non potendo essere ricostruita davanti alla porta più antica della città, risalente al XIII secolo, area ora vincolata, potrà essere delocalizzata nell'area dove ora ci sono i ruderi delle ex magistrali a Villa Gioia, di proprietà comunale, con buona pace dei condomini che ancora fanno resistenze. Il bene pubblico deve prevalere su quello privato, ha sottolineato Di Stefano. Se i condomini sono d'accordo a delocalizzare a Villa Gioia, a meno di 200 metri, ebbene, altrimenti la parola, per quanto mi riguarda, passa ai giudici. Ma non solo, non verranno ricostruite buona parte delle, parole di Di Stefano, orribili palazzine costruite a ridosso delle mura, insulti alla decenza dell'edilizia anni 60. Visto che i condomini hanno questa volta tutti o quasi accettato di delocalizzare in altre aree o per mutare con appartamenti comunali le loro vecchie proprietà. Di 5 palazzine ne resteranno accorpate solo 2 e molto più a monte dell'area di Porta Barete. In questo modo, gongola Di Stefano, si potrà recuperare l'intera area con la riapertura dell'antica porta, la creazione di un'area verde archeologica e la rimozione di tutto il terrapieno della parte iniziale di Via Roma, nonché l'abbattimento di un altro orrore architettonico, il ponte di cemento che sovrasta Porta Barete e le mura. A Villa Gioia poi saranno create aree verdi e altri parcheggi, anche qui con una salutare opera di diradamento edilizio. È ambizioso, ma aggiungiamo che è anche voluto. È voluto dall'intera città, almeno il recupero dell'area di Porta Barete, della porta storica, quella che viene definita nelle mappe storiche la porta principale della città, e la riorganizzazione del complesso di Villa Gioia, dove una centralità di carattere amministrativo giudiziario già si è realizzata. E si tratta di una riorganizzazione urbanistica di un bel pezzo di città, sia nella parte storica sia nella parte direzionale, e qualche soluzione importante per gli abitanti che abitavano a ridosso di Porta Barete. Quali sono le soluzioni? Le soluzioni sono in parte quelle che avevamo già detto, cioè l'indennizzo diretto per l'abitazione principale, la permuta dell'abitazione diversa dalla principale con immobili del comune, in più un'area dove poter ricostruire per coloro che vogliono invece ricostruire la casa. Adesso ci occupiamo di sanità. Si è svolto a Tortoreto il convegno biennale di nefrologia. Oltre 400 medici provenienti da tutta Italia hanno illustrato i risultati del 5° censimento della dialisi peritoneale e annunciato una nuova terapia. Elisa Duzzo. Oltre 400 medici provenienti da tutta Italia hanno preso parte al 18° convegno biennale del gruppo di studio di dialisi peritoneale della Società Italiana di Nefrologia. Abbiamo avuto un record di partecipazione per confrontarci con gli altri anche paesi europei. Abbiamo invitato due medici, due nefrologi londinesi, uno di Coventry, Londra, e uno di Bruxelles, che hanno portato la loro testimonianza, e quindi dal livello scientifico è stato molto alto di questa manifestazione. Nel corso dei lavori sono stati resi noti i risultati del 5° censimento della dialisi peritoneale con l'annuncio della nuova terapia che consente ai pazienti di poter essere trattati nel proprio domicilio piuttosto che recarsi 3 volte la settimana in ospedale per l'emodialisi. Abbiamo avuto ospiti da tutta Italia per discutere di tanti argomenti, anche dei dati del nuovo censimento nazionale delle strutture di dialisi peritoneale, che dimostra come questa un tipo di trattamento che è facile, che si fa a casa, quindi agevole ai pazienti e non devono andare 3 volte alla settimana all'ospedale, è avuto una crescita notevole negli ultimi 2 anni, con un aumento dell'incidenza del 15%, e a dimostrazione della qualità della nefrologia italiana anche il tasso di peritonite, di complicanze, è molto sceso.
Un traguardo importante, visto che solo in Italia circa 39.000 persone soffrono di malattie croniche del rene. Il 94,7% dei pazienti è attualmente in emodialisi. Il WWF Abruzzo e l'Istituto Abruzzese per le Aree Protette sono insieme per dare futuro alle aree naturali, per fare economia e per rilanciare la regione. Vediamo. WWF Abruzzo e l'Istituto Abruzzese Aree Protette insieme sul tema Un futuro per le aree naturali protette regionali, un futuro per l'Abruzzo. E nell'occasione viene anche presentato un convegno che ci sarà. Qual è il futuro intanto delle aree protette? Il futuro delle aree protette oggi è un po' incerto, diciamo, ci sono delle nuvole all'orizzonte. Noi cerchiamo con questo decalogo di stimolare la regione Abruzzo a migliorare e ad attivare alcune politiche e rimettere al centro soprattutto le aree protette nelle politiche della regione Abruzzo. Ci sono cose che si possono fare che non richiedono, diciamo, dei grossi investimenti, ma semplicemente nel fare rete e nell'unire quelli che sono gli sforzi, cercando di anche andare a ottimizzare le risorse che si investono, valutando anche l'efficacia e l'efficienza. In vista di questa prima conferenza regionale delle aree protette, qual è l'obiettivo del convegno? L'obiettivo intanto è portare il lavoro che è stato fatto in questi due mesi nelle oasi, con le comunità, con gli amministratori, con i cittadini, con i professionisti, con gli operatori economici che vivono all'interno delle aree protette. Quindi abbiamo raccolto e costruito insieme questo documento. Non è solamente frutto del WWF, ma è un lavoro condiviso. E appunto è uno stimolo e un contributo alla conferenza regionale per cercare appunto di mettere a quadro e a fuoco quelli che sono i punti su cui si può lavorare insieme, su cui si può fare rete e migliorare. Salvaguardare e tutelare le produzioni e gli allevamenti agricoli abruzzesi dalla globalizzazione dei mercati. Con questo scopo Coldiretti ha promosso un'iniziativa che ha richiamato all'Aquila migliaia di persone. Intere greggi di pecore saranno assunte dal comune dell'Aquila con il compito di tagliare i prati in cambio di una buona razione di erba primaverile, sostituendo decespugliatori e macchinari con l'abbattimento di rumore ed emissioni e garantendo in più la concimazione naturale delle aree verdi. Lo prevede l'accordo siglato tra il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e il presidente nazionale di Coldiretti Roberto Moncalvo, una firma avvenuta in occasione del Pecora Day, in svolgimento nel capoluogo abruzzese nel centro universitario sportivo Centicolella. Migliaia di partecipanti nel convegno dentro il palazzetto dello sport, anche tutta la politica regionale in prima fila. La manifestazione cade a 15 anni esatti dall'approvazione della legge 228 del 2001, che ha evidenziato la Coldiretti, ha spinto la rinascita dell'agricoltura italiana, e a 20 anni dalla prima clonazione animale con la nascita della pecora Dolly. L'occasione è stata però soprattutto quella di ricordare a tutti che la pastorizia non è un passato nostalgico e oleografico, ma il futuro, in particolare in regioni come l'Abruzzo, che non hanno certo scarsità di pascoli, di tradizioni e competenze nel settore. A dirlo sono i numeri, dopo decenni tornano ad aumentare le pecore, arrivate a un patrimonio di 7,2 milioni di capi, quasi 200.000 in più rispetto a 5 anni fa. Si moltiplicano poi le aziende e aumentano i giovani, che tornano all'allevamento degli ovini. E ancora, il formaggio pecorino nel 2015 ha fatto registrare il record di esportazioni, con un più 17%, con punte del più 410% nel mercato cinese, arrivando a una produzione annua di 60 milioni di chili, dei quali circa la metà denominazione di origine. Una ragione in più per dire no agli accordi per il libero scambio transatlantico e la libertà degli investimenti, TTIP, tra Europa e Stati Uniti. Il nostro paese, è stato ribadito più volte, deve restare fedele a ciò che ha di buono e genuino. La riscossa della pecora vuole anche essere un messaggio positivo rispetto a un territorio che ha vissuto un dramma grande come quello del terremoto, ma che oggi ha tutte le carte in regola per rinascere, proprio anche legandosi profondamente alle tradizioni e all'agricoltura e alla manutenzione del territorio. La pecora negli ultimi 5 anni ha avuto più 200.000 animali, giovani pastori che arrivano, più 17% il pecorino all'estero nell'ultimo anno. Dobbiamo trasferire sugli allevatori il valore di questo successo e costruire intorno a questo mestiere fondamentale traiettorie di futuro e nuova occupazione in Abruzzo, ma in tanta parte del nostro paese. Cambiamo decisamente argomento, si chiama Lucilla, il nuovo lavoro discografico di Marco Di Meco, un artista abruzzese che ha consacrato questo disco nella giornata internazionale del jazz. Continua il successo di Marco Di Meco, artista abruzzese, flautista di estrazione classica contemporanea, che nei giorni scorsi ha presentato ufficialmente il suo nuovo CD, Lucilla.
Album, che ha in sé elementi melodici e ritmici filtrati da un approccio jazz, 9 brani che hanno legami con alcuni luoghi d'Abruzzo. E oggi si sono combinate due primavere, tra virgolette, perché la giornata internazionale del jazz, una musica che di per sé vuol dire libertà, che ha voluto dire libertà per i neri d'America e per tutte, diciamo, quelle popolazioni, anche quelle di oggi, molto spesso utilizzano questa musica per evadere da restrizioni sociali, e a Teramo perché l'etichetta e la white sound musicomania molto presente nel territorio, che vanta un catalogo, diciamo, molto ampio e molto apprezzato di jazzisti italiani, e che ha voluto, diciamo, sposare questa mia ricerca artistica con questi album. Siamo arrivati al terzo lavoro e sono molto soddisfatto. Il gruppo è lo stesso dei precedenti lavori discografici, una formazione che vede giovanissimi e riconosciuti talenti del jazz, tutti abruzzesi. Quello che poteva essere diciamo, l'idea di società più antica in Italia, io l'ho collegata all'Impero Romano, infatti Lucilla è un nome di quel periodo là, e si sposa bene con la complessità ritmica e melodica di questo brano, che dà il titolo a questo mio ultimo lavoro discografico. Adesso apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie B in primo piano. Andiamo a vedere le designazioni arbitrali per quanto riguarda le partite delle abruzzesi nell'ultima giornata del campionato cadetto della stagione regolare. Pescara Latina è stata affidata a Baracani di Firenze, mentre Livorno Virtus Lanciano a Nasca di Bari. È tornato ad allenarsi con il gruppo il difensore del Pescara Ugo Campagnaro, che venerdì contro il Latina potrebbe tornare in campo dal primo minuto al posto del diffidato Fornasier. Chi non ci sarà perché squalificato è il fantasista Ben Ali, che ieri si è espresso così sul momento suo e della squadra. Sono contento che la squadra mi ha sostenuto da questo momento nero che c'era, poi quattro giornate che ho preso, ringrazio pure la società, il mister, che mi ha dato tanta stima, però sono contento che sono rientrato a giocare la partita e soprattutto che la squadra ha vinto. No, io l'ho detto che la doppietta era mia, però come quando gira bene, che secondo me l'ho preso io, però lui dice che ha preso lui, quindi è scritto doppietta di Rapadula, quindi purtroppo è gol di Rapadula. No, spero che rimango qui. Qui mi sono trovato molto bene quest'anno con i compagni, in città, con i tifosi, con il mister, la società che mi ha dato tanta stima, quindi tanta fiducia, mi sono trovato molto bene, spero che rimango qui, c'è un progetto molto importante per il futuro, quindi spero con tutto il cuore che rimango qui a Pescara. Sì, ormai questa squadra, palla a terra, come giochiamo noi, è facile fare trequartista, centrocampista, quindi, però tutto l'anno ho fatto trequartista, adesso sono più diciamo, abituato a fare la trequartista, e magari sì, mi sento più adesso trequartista che mezzala, però no, non è nessun problema se devo fare la mezzala. No, l'anno scorso ho fatto 9 gol, infatti quest'anno i gol mi mancano, però mi sa che quest'anno ho fatto più, non so, dico sempre a Valerio che non ha segnato neanche lui, quindi noi facciamo sempre le giocate e gli altri segnano, quindi lasciamolo così, che tutto l'anno è andato bene, quindi se si rimane così, se non faccio un altro gol e saliamo in Serie A, sarei più di contento. È imminente l'arrivo di un nuovo deferimento a carico della Virtus Lanciano, ovviamente questo surriscalda gli animi in vista dell'ultima gara decisiva a Livorno. La società frentana intanto non ci sta, ieri con un duro comunicato si è chiesta che fine abbia fatto l'inchiesta Treni dei gol e ha affermato di essere pronta a presentare esposti a tutti i livelli delle istituzioni sportive. Andrea Costantini.
Non bastassero il campo e la classifica, sono di nuovo le vicende della giustizia sportiva a infiammare la lotta per la permanenza in Serie B. Tirata in ballo ancora una volta la Virtus Lanciano, che non ci sta e alza la voce lamentando una palese disparità di trattamento. La restituzione di 3 punti operata dalla Corte Federale d'Appello ha generato disappunto malcelato di altre società, su tutte proprio del Livorno e del presidente Spinelli. Ad appena una settimana di distanza dal verdetto d'appello, ecco che dalla Procura Federale arriva alla Virtus Lanciano un nuovo avviso di conclusione dell'indagine. A breve dunque un altro deferimento cadrà sulla testa della società frentana, procura che cerca di rimediare ad un errore commesso nel precedente deferimento, quando le omissioni amministrative erano state imputate all'amministratore Di Menno di Bucchianico, che però all'epoca dei fatti era inibito per un precedente procedimento sportivo e quei documenti non era tenuto a firmarli. Lo era invece il DS Luca Leone, che finisce dunque coinvolto in questo procedimento. La Virtus rischia di essere penalizzata fino a 2 punti, ma il pool di legali punterà sul principio che una società non può essere processata 2 volte per la medesima violazione e, al massimo, in quest'ottica, potrebbe rischiare una sanzione il solo DS. Al di là della linea difensiva, la stizza della società della famiglia Maio è emersa dalla nota di ieri. Lascia interdetti l'inusuale celerità del trattamento che la giustizia sportiva ha riservato alla Virtus Lanciano e, dall'altra parte, il placido torpore utilizzato per le vicende che hanno visto protagonisti altri club di Serie B. Così recita il comunicato. Il riferimento è all'inchiesta Treni del Gol, che ha portato alla retrocessione del Catania, che ha comprato partite, ma non vi sono tracce di procedimenti sportivi di quelle altre squadre coinvolte e i cui tesserati si sarebbero macchiati di comportamenti da illecito sportivo. Tra le squadre, 2 sono in lotta per la salvezza, una è proprio il Livorno, l'altra il Latina. Di fronte alla mancanza di spiegazioni da parte delle istituzioni sportive, la Virtus Lanciano è pronta a presentare esposti alla Procura Federale, alla Federcalcio, al CONI e alla Lega di Serie B, affinché anche questi procedimenti sportivi vengano prontamente istruiti e tutte le squadre in questione siano sottoposte alla giustizia sportiva. In questo clima si annuncia elettrica l'assemblea di Lega di Serie B di oggi, che potrebbe ratificare lo slittamento delle date dei play-out, 26 maggio e 2 giugno al momento, proprio per consentire la celebrazione del suddetto procedimento. Così come si annuncia ancor più infuocata la gara del Picchi di venerdì sera, proprio tra Livorno e Virtus Lanciano, da mors tua vita mea. Ai giocatori di Maraiulo non resta che isolarsi da tutti questi contesti e trovare tutte le residue energie per tentare l'impresa in uno stadio che va verso il tutto esaurito. Nel calcio a 5 l'Acquestapone è stata battuta ieri sera al Pala San Quirico di Asti per 4-2, domani sera sempre in terra piemontese decisiva la gara 3. Si va a gara 3. L'Acquestapone non riesce nell'impresa di chiudere la serie di semifinale a gara 2 e allora tutto sarà rimandato alla bella di domani sera, sempre al Pala San Quirico di Asti. Chi vince va in finale scudetto. Eppure ieri sera c'è stato un momento in cui la squadra di Massimiliano Bellarte ha avuto la possibilità di dare una spallata definitiva agli Orange, che però, da grande squadra, che peraltro ha primeggiato in regular season, ha reagito nella fase di massima difficoltà, ribaltando le sorti del match. Gara 2 ha visto la prima frazione concludersi sulla parità senza reti. Le emozioni si sono concentrate nella ripresa. Dopo 4 minuti e mezzo Jonas va in 3 contro 1 e serve Mimi, che con freddezza batte e Spindola, portando in vantaggio l'Acquestapone, che subito dopo ha il colpo del KO quando Jonas calcia verso la porta sguarnita, ma c'è il salvataggio di Nora. A questo punto Asti si rialza in una manciata di secondi. Dopo 7 minuti Crema sfrutta un calcio piazzato e indirizza il pallone all'incrocio, 1-1. Passano altri 40 secondi e lo stesso Crema firma il sorpasso, monetizzando l'assist di Cimanghigno e la sbandata dell'Acquestapone. Bellarte inserisce subito Burrito, portiere di movimento, ma proprio il numero 2 viene infilato da Cimanghigno a seguito di una repentina azione di rimessa innescata dal portiere astigiano. L'Acquestapone tenta il tutto per tutto. Jonas con un tiro libero riapre i giochi a 100 secondi dalla fine, ma nell'ultimo minuto una leggerezza di Burrito consegna a Bertoni il pallone del definitivo 4-2. Serie alla bella come l'altra semifinale, anche Real Rieti e Luparense sono sull'1-1. Pescara ospiterà le finali nazionali di calcio a 5 WISP. Vediamo. Assessore Diodati, l'Abruzzo, Pescara in particolare, capoluogo adriatico, ospiterà le finali nazionali di calcio WISP, una bella vetrina per la nostra città.
devo ringraziare la WISP per i grandi sforzi che ha fatto, che è riuscita a portare questi campionati italiani qui a Pescara. Per noi è una grande vetrina, cercheremo di mostrare le nostre principali caratteristiche dal punto di vista sportivo e dal punto di vista della città, e quindi insomma ci aspettiamo una ricca partecipazione. Mi dicono gli organizzatori che supereremo le 1000 persone, quindi grande soddisfazione per far conoscere la nostra città nel territorio e nel panorama sportivo nazionale. Verranno utilizzati tutti i campi di calcio cittadini perché si tratta di una manifestazione importante, visto che ci saranno partite di calcio a 11, partite di calcio a 5, partite maschili, partite femminili, quindi abbiamo avuto richiesta di una grande quantità di campi e di ore, per cui abbiamo dovuto mettere in campo tutte le nostre forze e mettere a disposizione tutti gli impianti sportivi comunali. Abbiamo i vertici a Pescara del calcio WISP, è proprio la città di Pescara per l'ennesima volta. Baldi ospita una manifestazione così importante, soprattutto le finali di calcio, un successo per il comitato Abruzzo Molise. Sì, sicuramente sì, torniamo a Pescara dopo qualche anno e lo facciamo sempre con la grande accoglienza che ci riserva comunque il territorio. Mi viene da ringraziare la Regione Abruzzo, il Comune di Pescara e il Comune di Montesilvano che si sono adoperati per far sì che questa manifestazione riesca nel migliore dei modi. È tutto per questa prima edizione, i prossimi appuntamenti alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.